Ciao a tutti ragazzi da Marcello Gaming 68 e da Giuli. Ciao a tutti. Ragazzi, torniamo sul canale per portarvi un nuovo episodio del bellissimo giochino Ranch Simulator. Allora, siamo arrivati in una situazione dove in pratica la volta scorsa ci eravamo lasciati con il nostro bellissimo pollaio appena fatto, con le 10 galline, poi andremo ad aggiungerne soldini permettendo altre 10, perché insomma volevo incrementare un po' i piccoli guadagni che abbiamo su questa cosa, in modo che probabilmente volendo con i soldi, con le uova delle galline andremo a fare altri soldini. Nel frattempo che aspettiamo un attimino che le galline si decidano a fare qualche uova, ragazzo, pensiamo di fare qualche altra cosa. Allora, Giulia, dimmi. Ne hai uova nel cesto? Controlla un momento. Allora, Giulia mi dice subito, controlla sulle, sul cesto se c'è le uova. Mi sembra che niente. Tre. Infatti, mi ricordo bene. Appena tre ne ho. Ok. Giulia mi consigliava, che lei chiaramente è andata un po' avanti nel suo, diciamo, salvataggio personale, di fare una missione che ha trovato in una zona non precisa della mappa, perché non te lo segnala la mappa, giusto? No. No. Dunque sono zone nascoste. L'ha scoperto facendo un giro. Ecco, l'ha scoperto facendo un giro. Dunque ragazzi, questa è una novità. Per chi non lo sa, per chi si è messo adesso a giocare con un Ranch Simulator, ci sono zone nascoste nella mappa che purtroppo non sono segnalate, che trovate solo girando con la macchinina che il nonno vi ha lasciato. Dunque io oggi andrò a fare questo, andremo a vedere la casa di una sciura, che probabilmente c'è da fare qualche lavoretto e se Dio vuole riusciamo a guadagnare qualche soldino. Per fare questo ragazzi ho bisogno della macchina, dunque mi inoltro subito in garage, andiamo a prendere la nostra macchinina e ci organizziamo per andare alla sua, chiaramente grazie all'aiuto di Giulia. Allora saliamo, Mogè, faccia strada. Ecco, già sto rompendo il pollaio. Allora io esco dal ranch, poi vai a sinistra, poi vado a sinistra, dice Giulia. Allora tanto portiamo avanti per uscire dal ranch. Il giochino è fantastico, io lo sto apprezzando. Se non mi ammazzo prima, poi mi devo andare a sinistra. Ok, e andiamo a vedere un po' la casa di questa sciura. Ecco, questa è una casa con una signora nascosta nella mappa, cioè non segnalata nella mappa, ragazzi, ecco quello che voglio dire. Benzina siamo più o meno a metà serbatoio, dunque ancora ne abbiamo. Io sto salendo in montagna, raga, non vedo più niente. Vado in derapata, bellissimo. Ehi, burrone, no. Adesso a sinistra di nuovo. Ecco, vedi? C'è una... ecco qua, ragazzi, ecco, io questo non lo sapevo. Cosa c'è? È quello, quel cane selvatico che è... Aspettate ragazzi, no, ma... ora che mi organizzo io. Ah, il canale qui è proprio... Oh! Ti sta mordendo! Perché non spara? Con la R2 spari. Niente, fra un po' muore invece. Dov'è la macchina? Ma perché mi segue? Non sale. Non spara, non spara. Sto provando. Ah, sì, aspetta. Vai adesso. Ragazzi, mi stava massacrando, è l'unica cosa che potevo fare. Mi stava massacrando, ragazzi, porca miseria, come inizio va benissimo, come inizio va benissimo. Come esordio. Allora, qua che facciamo? Ah, ecco quello che rimane del cane, fa ragazzi. Fa senso, fa proprio senso. Allora, quello che rimane del cane, ragazzi, mi dispiace, ma me la sono vista, cioè almeno fosse arrivato, ragazzi, almeno fosse arrivato. Ecco, purtroppo, dico purtroppo perché io non sono amante di queste cose, dovremmo andare... No, infatti io stamattina stavo soffrendo. A fare anche queste cose qua, ragazzi, ve lo dico.
metti bene perché se ci sono altre prede ti serve spazio. Ok. Allora. Ne ho visto un altro. Quello non c'era però. Allora, vediamo se riusciamo a beccarlo, ragazzi. E attiva la pistola adesso. Hai due spari, hai. Adesso sei. Due spari direi. Quel tipo qua. Vabbè, vai da lasciura. Sì, no, sto guardando se c'era il cervo, ho detto così facciamo un'altra carne. Niente, raga, non c'è il cervo. Vengono a trovarmi e poi scappano. Adesso vado, da lasciare un attimo di pazienza. No, non c'è il cervo, era qua. Pensavo che non rimanere lì ad Eh beh, aspettare. certo, chiaro. Fai una cosa, Marci, una curiosità perché io ho trovato un cervo morto, ma non mi sembra di averlo ucciso. No, torna indietro, vai su. Vado su. Gira qua a sinistra, scendi giù su questo canale qua. Qua Sì, così? scendi giù. Giù. Scendi, scendi. Ho trovato un cervo morto, io guardo verso su. Scendi, scendi giù, nel frattempo però guarda, scendi ma guarda a sinistra. Ho trovato un cervo stamattina, ma l'ho ucciso io. O se è lì piazzato e basta. Ma non c'è. Mi sa che Allora, l'hai ucciso l'ho te. ucciso io, non me ne sono neanche No, accorto. magari l'hai sparato, è scappato e dopo un po' è morto. Comunque l'hai Potrebbe. sparato. Sì, l'ho trovato lì, l'ho trovato. Purtroppo. Niente, ragazzi, andiamo dall'asciura. Dai, sta iniziando a piovere, mamma mia. Oh, non piove niente, ragazzi, comunque, questo gioco. Anche perché fra un Cosa po' c'è è. là? Guarda il Eccolo cervo, guardalo qua. là. Sì. Spara, 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 non esce niente, devi solo spararlo. Non è che ti esce il simbolino che il momento è giusto per spararlo. Non Un esce nessun attimo, ragazzi, simbolo. proviamo a vedere se riusciamo a beccarne almeno uno. Adesso si ferma, sarebbe bello. Non ha fatto nessun gesto? No. Non l'hai beccato. Perché fa un verso Cioè, in quando città vanno. Dai, fermati lì, fermati lì. No, ti devi fermare lì. Dove va, dove va? Dove va, dove va? Mi pigliasse per il culo, eccolo. Sì, vabbè, ciao, ma c'è. Vabbè, lo so, non è facile. vai adesso che è vicino. Spara, tu comunque spara. Quando è vicino devi farlo. Non è facile, ragazzi, per niente. Adesso un po' devo andare a comprare le munizioni, devo andare. Sì, ciao. Cioè, ma ti stavo venendo di fronte e non hai sparato. L'ho sparato, non è facile, ripeto, non è facile. Oh, ce l'abbiamo fatta, Adesso lasciala ragazzi. stare qua, vai a prenderti la macchina, perché altrimenti puoi andare avanti e indietro dove trovi la La macchina. E i macchina. pezzi di carta è difficile poi trovarli, lui invece La è macchina. niente. E devi andare su, verso su riesci a salire. Ricordati che vicino a questa passeggiata con l'antenna. Ragazzi, abbiamo beccato un cane e un cervo, eh. Non so come ne facciamo del cane, però penso sia un cane selvatico. Allora, la macchina, il problema è quello adesso. Verso su dove? Adesso verso su dipende se ti gira, se ti gira a destra e a sinistra, no, non è qua marcia. Qua ci sono i negozi, dunque là devi andare. Qua? Non lo so, su. No, per me è perso tutto, è perso. Vabbè, con calma troviamo tutto. Allora, dove sono sceso io? Ho girato qua, mica in questa Bisogna vedere, stagione. no, bisogna vedere dove sei adesso, guarda, metti la mappa almeno, per Allora. capire bene dov'è che sei, perché. Hai girato tutto a destra e a sinistra e non si capisce dove Dove sei. sono? Guarda dove sei, cioè tu qua devi andare, guarda dove sei tu. Tu sei qua e la casa della tua lasciura è qua. Allora saliamo verso lì, Eh dai. sì, Così devo salire, sei da tutt'altra parte. Ti conveniva mettere il segno, Marci, dove c'è la strada. Ah, ok, facciamo così allora. Mettiamo il segno, raga.
Ashura, la casa dell'Ashura è questa. Qua? In questo, questa sarebbe. Ah, così. Segno come si mette? Provo con la X, provo. No, ho cannato. Allora, ritorniamo nella mappa. Con azione, prova a quadrato, marci. Allora, aspetta che metto il segno qua. Questo lo devo togliere però. Certo. Come si toglie questo? Vai verso qua. Ok. Perché non te lo togli, scusa? Io non lo so. Ma con il coso io lo faccio sempre con il mouse, lo faccio marci. Allora, andiamo un po'. Provo con allora, tolto questo. E mettilo lì. Non me lo fa mai. Eccolo qua. No, ok, stop. Boh. Allora ragazzi, torniamo indietro, seguiamo dove devo andare. Siamo un po' distanti, È un po' tanto distanti. Vabbè, tanto il cane l'avevo. Devi ricordare dove è il cervo, però marcia. Il cervo dove c'è l'antenna. Il negozio quello marcia. Ok. Mi carichi altre cartucce che nel frattempo non vorrei che magari. Per caricare. Non ce li hai. Rimangono 10. Vabbè, intanto abbiamo già fatto un po' di caccia, raga. Andiamo a prendere la macchina. Siamo usciti per andare a parlare dall'Ashura, ragazzi. Ci siamo trovati a fare la caccia, vabbè. È una cosa che a me non mi fa impazzire, vi dico la verità. Però il gioco ci dice di fare questo e noi facciamo anche questo. Allora, finché si uccidono gli animali a scopo di consumo, voglio dire, ci sta. Il brutto è quando si uccidono gli animali per fare le foto, per fare tutte quelle robe lì. Ecco, quello non mi piace. La macchina dovrà... eccola qua, l'abbiamo trovata, raga. Adesso tu ritiri la spunta, marcia. Allora, devo andare di nuovo in mappa. Togliamo la spunta. Ok. Perfetto, aspetta che mi tiro via anche la pistola, va? Mettiamo. Ok. Prendi la macchina e scendi giù. Andiamo a prendere la carne. No, prendi la macchina e scendi giù tramite strada. Allora, eccola, questa è la strada. Giù di giù, sinistra. Ok. E scendi giù. Ecco l'antenna, l'ho già vista dove. Ce ne sono più di due antenne. Ah. Più di una c'è l'antenna nella mappa. Per me è qua il cervo. Sì, qua, marci, devi entrare qua. Devi entrare. Ah, il negozio proprio, ma secondo me è fuori da. Allora, fuori il negozio. Guarda dove è il cervo, okay. Lo vedi. Allora, fuori il negozio, così almeno ti carichi la mano. Perché se la fai a pezzettini, io prima ho fatto lo errore di farla a pezzettini e non la trovavo più. Infatti, no, sta già venendo la notte, che balle. Oh. Sì, sono le 8. Devo andare anche dall'Ashura. E vai a dormire prima di andare dall'Ashura. Allora, raga, ci carichiamo il cervo. Allora. Accendi la luce dell'omino. Ok, eccolo qua. Che crudeltà. Lo so. E di dire, vabbè, quando mangi la carne è quello. Sì, infatti. C'è poco da dire crudeltà. Ok, messa. Ok, prendiamo anche questa, raga. Abbiamo fatto un bel po' di scorta di carne, pian pianino. Quanto sei tu? 5? Sì. Ancora 3. Ah, ok. Allora, spengo la luce. No, devo scendere, spegniamo la luce. Allora. Ok, adesso ci siamo. La carne comunque l'hai messa troppo larga, nel senso dei lati, la devi stringere un po'. Allora, adesso andiamo dall'Ashura? No, dico via, adesso se ti fa dormire vai su, qua, vai su. Sì. Te lo ricordi lì? Sì. Okay. Ragazzi, facciamo un salto veloce nel ranch, andiamo a dormire perché è meglio che ci sia giorno, così voi tutti vedete anche meglio. Ma sai cos'altro ho scoperto? Ma non è qua, Mozio, ho sbagliato io. Cosa ho scoperto ancora? No, vai su, dove sei girato? Ho cannato, vabbè. Ma non devi andare su.
Allora, io stavo salendo su e ho girato qua. Io non ti stavo guardando a te, ti stavo guardando. No, non devi girare, devi Ecco. vedere tutto. Vedi che c'è un'altra antenna qua. Ah, ok. È quella che ti ha fatto spaventare, quella. Ah, quello lì è giusto l'entrata del rancio, che l'abbiamo trovata. Dicevo una cosa che mi sta venendo. Hai scoperto qualche altra cosa, mi stavi dicendo? Sì, il negozio c'è, cioè, materassino gonfiabile Ok. che lo puoi portare dietro in caso tu vai in giro, hai bisogno di salvare, Ah, ok, hai bisogno di tu salvi dove dormire, vuoi. Ottimo, sali dove vuoi, te lo metti in macchina e sali dove vuoi. direi. Allora, raga, io vado a dormire. Ok, adesso usciamo dalla tenda. Ecco, oh, vedete che c'è il giorno, è più bello adesso, dai. Dunque, spegniamo le luci che non ci servono. E la carne dove la metto, Mogè? La Io. carne la devi lasciare qua perché poi la devi portare. Ma io qua non ho casa, la metto dentro quella casetta, Mettila questa. qua sopra. No, ma te lasciala stare lì, lasciala stare. Tu devi fare in modo di farcene stare 8 quando sarà il momento. Adesso svuota se vuoi vuotare di carne e Appunto, me la metto resta. qua dentro, dentro. Per adesso usiamo Guarda questa di com'è. casa. Adesso Guarda che piccola è quella cosa lì. casa non ne ho, usiamo questa qua. Per il momento usiamo questa, dai. Poi mi organizzerò per avere la casa. Ragazzi, è chiaro che quei pochi soldi che ho li volevo investire per andare a creare delle nuove aree che comunque ci diano dei soldini, non farmi la casa la faccio quando ho dei soldini. È come quando mi dovrò. Io ho fatto, invece ho fatto la cosa di farla subito. No, io no, io voglio impiegare i soldi. Poi Beh, chiaramente comunque ognuno sto, gioca come vuole. certo, comunque sto riuscendo a fare qualche soldino adesso. Sai cosa potrei? Non ho niente. Dimmi, dimmi. Non ho niente. Perché ti conviene, se non ne trovi altro, fare un'altra cosa, però facciamo dopo, adesso, non passare all'altro. Allora, tenete presente che sono uscito per andare dalla sciura, eh? E sono tornato con la carne, raga. Un po' imprevedibile sto gioco, però vabbè, ci sta, dai. No, poi soprattutto l'igiene. Cioè, buttateli nel carro, buttate cose sul tavolo Vabbè. senza frigo, senza niente. Allora, l'unica cosa che ti posso dire è quando andavo a caccia grossa giù in Sardegna, che le spartizioni si facevano così col cinghiale. E le parti si mettevano sui tavoli sopra, in montagna, frigorifero, quelle robe lì non ce li hai. Ma Poi voi quando arrivi andavate a casa. a dicembre, comunque c'era un'aria calda, Ah, beh, non c'era chiaramente un'aria sì. calda. Chiaramente sì. Allora, riproviamo ad andare dalla sciura, Non raga. farti distrarre. Beh, ma se mi si piazza il cervo davanti, che devo E poi ricordati, fare? E qua a dove sinistra. No, vado? Mi sa che fra un po' dobbiamo fare fai bene, benzina, eh. fallo adesso, ci passi davanti. Ah, ok, perfetto. No, perché è tutto tranne che rimanere senza benzina. Come qualcuno. Senza fare nomi, Senza eh. fare nulla. Ma proprio da Sì, veramente, vicino. si è arrivata proprio. Ragazzi, è arrivata qua, guarda, vi faccio vedere. È arrivata qua così, si è fermata la macchina senza benzina. Dovuto andare giù al ranch, prendere la lattina, riempire la lattina, rabboccare la macchina e avvicinare la macchina alla colonnina. Ma vi giuro che è arrivata qua. Tutto perché questa colonnina è rotta, vedi che è rotta, Eh e sì. l'altra non ci arrivava. Boh. Allora, dunque mi devo ricordare, vediamo un po'. Allora. Ok. Clicca la X nel quadrato. Ok. Sì, lo sto già tenendo cliccato, lo fa da Ok. solo. Basta? Finish. Ok, ci siamo. Oh, abbiamo il pieno, raga. Così evitiamo. Dunque, vado su io. Sì. Io non ho capito se quello del camper c'ha il morbo di Alzheimer. È una settimana che sta viaggiando in questa strada. Oh. No, Guarda qua, non è che ci riesci tu a fare una roba del genere. Sciura, sto arrivando,
Allora, qua mi ha accolto bene il cane, mi ha saccagnato di morsi, raga. Però noi andiamo dall'asciura adesso. Guarda che bella casetta l'asciura. Allora, parcheggiamo qua, educati che siamo a casa degli altri, raga. Eccoci qua. Ci avviciniamo piano piano che le sciure di una volta, così nel range, avevano i fucili a canne mozza, ragazzi. Dunque andiamo caldi, tranquilli. Eccola qua, bella tranquilla, serena. Buongiorno, sciura. Se vuoi? Non è che anche lei mi accodi a morsi, no, eh? Speriamo di no. Allora, che devo fare? Scegliere una colazione, pulizia vuoi, io vado a dire per la pulizia. Ok. Pulizia. Per via della mia età non posso più occuparmi del ranch come prima. Potresti Poverina. ripulire rifiuti sul mio territorio? Ossia, potresti anche demolire il vecchio mulino, per Ok, sì, accetto. Sciura, vado a fare i lavoretti che mi hai chiesto. Allora, vediamo un po' cosa c'è da Perfetto. Tutta questa fare. roba la devi tutta togliere. Sempre col piede di porco, No, giusto? no, 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 forse sì. Devi Ah, Allora, mettiamo il piede di farlo porco. Ok. Puliamo qua dall'asciura, ragazzi. Oggi è giorno di pulizia, eh. Ok. Beh, chiaramente ci sta anche i lavoretti, facciamo un po' di soldi. Che non guasta mai. La Madonna, poverina l'asciuga da sola. Ha un po' di casini, non l'aiuta nessuno. Questo è il brutto di diventare vecchi, ragazzi, purtroppo sì. Infatti io mi sento molto fortunato perché c'ho Giulio di fianco. Cosa vuoi dire con questo? Che quando sarò vecchio mi farei E quando da. sarei vecchio, io sono vecchio anch'io, eh? Non è che rimango giovane Ah io. no! Allora, Basta, adesso devi andare al mulino. al mulino, eccolo là, andiamo al mulino, raga. Ah, che bello, il mulino vecchio stile. Anche qua, solo sequenze ci sono. Chi dice? L'orso. Ah, sì, è Fai vero. qualche tanto da rimosca per la sua zona quella. Ah. Ragazzi, dovremmo andare anche a caccia di orsi. Io mi sa che ho fatto la scemata. Ho Che c'è nata? No, rotto le scale. ti serve una scala? Ah, per salire sopra No, no, ti serve niente. Tira su lo sguardo e già te lo butta giù. eh? Ah, ok. Una cosa un po' impossibile, cioè tu basta che metti il cursore. Sì, lo rompe, lo distrugge piano piano. Che è uscito? Prima demolisce. Ah, ok. Vi avvisa, ragazze, prima vi dice cosa dovete demolire. Ok. Ok, adesso vuoi parlare con la signora? No, Ah. Però aspetta che mi tocco il piede di porco, non è bello perché presentarmi. come dici tu, povero fucile, Togliamo mi il sa che sei in svantaggio con il piede di porco. Sì, cane. infatti, andiamo tranquilli che già l'accoglienza col cane non è stata delle migliori, però. Mamma mia. Ma saccagnato di morsi, ragazzi. Andiamo dall'asciura, con calma. Si può? Posso? Eccomi, fate i lavoretti. Allora, cosa devo dire, La pulizia è completata, devi dire. eh? La pulizia completata. 300 monetine. Ah, abbiamo 300 monetine. monetine che sarebbero dollari, giusto? Ok, dunque, allora schiacciamo di nuovo, vediamo cosa ci chiede. Lì sono le volpi e i malici. Volpi fastidiose, La colazione. colazione vuole le uova e vuole la carne di maiale. Ma che uova dove le prendo? Ne ho tre. Non so quante uova vuole. Ma non ho idea, perché non l'ho piccato, andando alla carne di maiale non ho piccato. Questa io sono ancora ferma. E vabbè, devo provarci, posso provarci? Me lo chiedi, stai giocando tu? Allora, andiamo a caccia di volpi, ragazzi, dobbiamo andare a. Ma proiettili ne ho io. E in poche marce, ti conviene andare a caricare, perché poi se scompaiono non sai più dove sono, come è successo a me che non le trovo più. Dunque, ci conviene andare a comprare qualche Sì. Di proiettile? arrivederci e andiamo a prendere Ah, e poi torno qua i proiettili. E poi dall'asciura. torni qua e che Dio te la mandi buona. A me io. Ci vediamo dopo, Sciura. Vado a comprare un po' di proiettili che siamo rimasti senza. Allora, prendiamo la macchinina, raga. Scusatemi, ragazzi. Allora, è chiaro che ci sono delle missioni da fare, ragazzi.
anche se Giulia mi sta dicendo che non sono per niente facili. No, quello delle volpi è difficilissimo. Però vabbè, noi ci proviamo. Ci dobbiamo provare se vogliamo portare avanti il gioco. Dunque, dove vado? Su. Qua? Su. Ok, questo. Mi scusi, ha ragione, ha ragione. Andiamo su a comprare. Bello in montagna, però mi piace. E dovremmo prima andarci. Caso qua c'è il distributore di benzina. Oh, non vedo. Ah, ok. E dov'è che devo andare a comprare i proiettili? Come dicevano i Land Farming, nel mercante delle vele di animale. Ah, questo è il coso, ok. Lì è la stazione di servizio, dove era più il mercante? Vai dritto, sempre dritto, non lo ricordo io. Ok. Dunque ragazzi, mettiamoci in testa l'idea di andare a scovare nella mappa dei punti che nella mappa non vediamo. Sempre dritto. Questo vi sto dicendo, l'asciura l'ha scoperta Giulia girando così come sto facendo io. E ce ne sono altri punti da scoprire, perché ne ha scoperto anche altri che piano piano andremo a dirvi, non vi diciamo tutto subito perché sennò... Sì, ho visto, Mamma mia, mega rilassati da questa parte. A due all'ora vanno. Ok. Andiamo a trovare la nostra sciura qua. Buongiorno. E mi segue con la testa. Sì, sì. Allora, vediamo un po' i proiettili dove sono. Ah, eccoli lì. Allora. Una scatuetta ne compro. Io ne ho comprato due. Ah, due ne compro. Tanto, sì, tanto non costano tanto. Una, due. Poi andiamo nel carrello dell'Ipercop, ragazzi, come sempre. Due quantità, $80 acquista, grazie per l'acquisto, usciamo dal terminale e in teoria dovrebbero essere fuori. Sì, sì. Mi scusi, buongiorno signora. Stavo arrivederci. Senza salutarla, le chiudo la porta, ecco qua, siamo sempre gentili con le sciure. E adesso i proiettili dove sono? Eccoli qua. ¿24? Gira. Ah, eccola là. Infatti dicevo, ne ho comprato due. Ok, perfetto. Adesso vedi quanto ne hai? 40... Vedi quanto ne hai? Allora, aspetta. 58 ne hai. Ah, però. 58 più 6 sono okay. 64. Allora, torniamo dall'asciura, giusto? Sì. Allora, adesso i proiettili ce li abbiamo. Io vado giù. Giù. Ok. Poi sempre dritto, finché non torno a casa della signora. Non è delle curve gira. Ah! Taglio dritto non si può, c'è penalità. Vado su, giù. Sempre dritto, detto. Sempre, e io se non c'ho voglia di andare dritto? No, di tu. Allora ragazzi, torniamo su dall'asciura, armati fino ai denti, sembra di giocare un gioco di Rambo. Allora, sono partito e abbiamo iniziato che il cane mi ha massacrato, ragazzi. Adesso andiamo a caccia di volpi, speriamo che non mi massacrino anche le volpi. Mi scusi, Oh, ma qua vanno tutti in ferie, ma solo io devo lavorare, fan capire. Io non so come è successo a me stamattina, che mi sono accapotato. Ecco. No! Facciamo vedere che arriviamo tranquilli, sennò l'asciura si agita. Ecco, qua parcheggiamo la macchina dove l'abbiamo messa prima. Ok. Tranquilli dall'asciura, piano piano. Io ti consiglierei di andare a aprire anche quella un'altra missione dal cacciatore. Non ci ho pensato a dirtelo prima. Che gli portiamo la carne? No, siccome il cacciatore ti dice anche di uccidere 8 prede, se tu cominci a uccidere, cioè, le aggiungi alla missione del coso. E dove vado? Dove eravamo prima, eventualmente adesso. Vabbè, andiamo.
Andiamo, che problema c'è? Perché almeno cominci già a segnarti le... E dunque anche il cacciatore è una cosa... Sì, ho scoperto qualcosa. Ma nella mappa c'è scritto no, il cacciatore? Sì, il cacciatore sì. Ah. Il cacciatore sì, però l'ho scoperto perché è in un punto proprio... Salgo su di nuovo? Allora ragazzi, andiamo sotto consiglio di Giulia, andiamo su a trovare il cacciatore, un'altra missione. Che quella nella mappa ce l'avete segnata. Non ci ho pensato a dire. Vabbè, non succede. Usare il joystick. Non succede niente, te ne sei accorto adesso? Sì. Ah. Verità di che mai. Allora, qui facciamo così, così noi si. Ah! No, vabbè, cioè, tu mi fai venire un infarto. Ah? Visto? Un colpo treno superato. Ricordami dove è il cacciatore. Tu vai sempre dritto finché non arrivi alla casa dove comprati i proiettili. Ah, ok, perfetto. Da lì ci sai arrivare? E più o meno sì. Ecco. Dai, facciamo un po' tranquilli. Niente ragazzi, da queste parti si vive col cellulare dei detenuti, che non ho capito se il cellulare dei detenuti. Ah, mi serve il cellulare, mi serve no, questo è un camper, ah, okay. Però c'è anche il cellulare dei detenuti. E di camper. Ah no, vabbè, c'è anche Spirivizza con la macchina con l'alettone, è vero. Che se non sbaglio è questo? No, questa è una familiare. Gira. Allora, ce la saliamo chiaramente su in montagna perché, come dice Giulia, mi scusi, no, si fermi un attimo. Allora, guarda per la strada, Questa qua su. Qua su devi girare. Allora, ragazzi, giriamo qua sopra. Esatto. E saliamo qua sopra. Guardate la strada, a malapena segnata, che non sarebbe neanche una strada. Ed è ancora finita, Rallenta, rallenta. Gira qua. Pensa un po' dove io devo andare a immaginare che qui ci sia una strada per andare da cacciatore. Ma roba da matti, ragazzi. Per quello vi consigliamo con Giulia, giratevi la mappa, ragazzi. Eccolo qua. Ecco, questa è la casa del cacciatore. Giratevi la mappa, raga. Questo ve lo consigliamo con Giulia. Grazie a Giulia ho scoperto queste cose. Allora, questa è la casa del cacciatore, giusto? Sì. Eccolo qua, ragazzi. È qua mummificato dall'era... Zeb McCabe. Sì, questo è Zeb McCabe, esattamente. Dell'era babilonese che è seduto qua, ragazzi. Del Far West. Adesso ti conviene, vedi, aprire questa qua, sparare i predatori. Così nel frattempo che tu spari giù, incrementi questa... Ah, allora, apriamo, sparare i predatori, proviamo così, accetta. Allora, ma come, dovevo leggere? Ah, scusami. Vabbè, è fatta. 5 predatori mi dice. 5, ok, vai. Posso andare io adesso? Sì. Qua non ritira niente, non posso prendere. C'è un disco. Non so cosa servono questi dischi, però. E questo non me lo dà, quello non me lo dà. Sciuro non mi dà niente. Ti dà qualcosa? Allora, c'era scritto che ci sono molti predatori pericolosi da queste parti. Ok. E ti chiede la gentilezza di poter uscire da me 5. Se tu riesci ad adempiere a questa cosa che ti chiede, ti regalo una sua pistola. Ah, interessante. Per il fucile devo uccidere una mandria per di bufali. Per il fucile sì, devi uccidere a lui e anche la sciura. No, poverini, dai. No, io penso che il fucile te lo dia a missioni terminate. Ah, ok. Credo. Dunque io adesso torno giù dalla sciura? Sì. Ok. Allora ragazzi, qua è il cacciatore. Ricordatevi più o meno la strada. Io l'ho scoperta grazie a Giulia, mi sta aiutando tantissimo. E vai piano. Ah, vabbè, sei proprio da picchiare. Facciamo nel frattempo un po' di rally, raga. Ci sta con la nostra carrioletta. Qui destra o sinistra? Ma prima di passare da qua. Da dove? Da qua? Giù qua. E mi sento dritto. Mamma, quell'albero si sarà spaventato sicuramente. Allora, abbiamo aperto la missione anche del cacciatore, perché Giulia, come dice giustamente, dice se spari... guarda un cervo lì. Dice, se spari altri animali, magari porti avanti anche questa di missione. Ci sta, ci sta. Dunque io qua vado dritto. Oh, ma quanto beve la macchina, ho fatto il pieno poco fa. Sì, è disgraziata sta macchina. La madonna. Io stamattina 2 volte l'ho dovuto fare. È proprio alcolizzata sta macchina. Vabbè ragazzi, beve una cifra la macchina. E meno male che è una carriolina. Vabbè, le vecchie carriole, questa era del nonno.
Probabilmente è a carburo questa macchina, ragazzi. Tra i due litiganti il terzo passa. Ecco qua, questa è la parte. Se questa mossa l'avessi voluto fare, non sarebbe. No, è per vedere se il cartello era di materiale buono. Non lo so neanche io cosa è successo, raga. Piano, 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 borse piano. No, che macchina è questa? Poi deve far male anche questa. Che macchina è questa qua? Boh, non lo so. Pensavo che la fermavi come l'altra volta. No, no, sono in missione per conto di Shura. Allora ragazzi, dal cacciatore torniamo da Shura. Eccoci qua. Parteggiamo bene, sempre. Ottimo. Perfetto, allora andiamo da Shura. Buongiorno Shura, sono tornato. Sono andato a prendere i proiettili a parlare con una sua vecchia conoscenza. Dai, dica la verità che c'era una storia col cacciatore. Dai, dai, a me lo può dire. Magari sua mamma, eh. Allora, volpi fastidiosa, eh? Ok, accetta. Mettiamo... Allora, la scritta diceva, visto che non l'hai fatta leggere neanche stavolta, che ci sono queste volpi che le hanno ucciso dei polli. Ah, dopo devo quindi andare... Quindi ti chiede la cortesia se le puoi uccidere tutti e due. Ah, allora, intanto mettiamo la pistola. No, più di sé non è carico. Okay. Certo, non è più di sé. Allora, sono qua, guarda, qua rimangono un po', poi... Guarda, le visite sono? Sì. Io non... Sono tre. Me ne davo due a me. A te tre, però che fortuna, oh. Ragazzi, mi veramente... Aspetta. Fermo. Oh, e una l'hai presa. Perché poi se tu non lo uccidi, però... vedi che predatori uccisi il cacciatore te l'ha già dato uno. Qua, quattro ce n'è, altre tre, una ferma. Io invece dove ho visto due e mi sono sparite, che fai? Muoviti. Muoviti, non è facile. Aspetta, con calma, con calma, facciamo le robe con calma. Se ti escono fuori non le puoi più lasciare. Pace a me. Cioè te quattro, ne hai dato a me due. Ciao. Sì, è una idea difficilissima. Tengo spai ferma, ferma. Devo rincorrere perché speriamo che non escono. No, la paura è che escono. Se escono, come mi è successo a me, che mi sono uscite e non le ho più trovate. Fermati, fermati, fermati. Ah, missione compiuta, Marci. Vieni qua con la macchina, vieni. Ah, l'ho già compiuta la missione? Sì, due erano, per le volpi erano due. Adesso avvicinati con la macchina, prendi la carne e poi vai da Shura e finisci la missione. Però c'è il cacciatore ancora da fare. Cacciatore? Vabbè, adesso prendi qua, finiscine una. Ah, ok, perfetto. Allora, due li abbiamo prese. Togliti la pistola. Le due che ti ha chiesto Shura li hai prese. Allora, oggi giornata di caccia, ragazzi. Via, passiamo da qua prima che ci veda Shura. Poi se vuoi uccidere anche quelle, così vai avanti anche con il cacciatore, le prende e le puoi prendere tutte quelle. Metti la pistola che non ce l'hai. C'hai visto che stavano usando... Poverina, però mi dispiace. Marci, lo so. Anche a me dispiace. Infatti non sono riuscita, perché è stata la mia prima esperienza, non sono riuscita, a ucciderla. È davvero che mi sono scappate. Carica, mi muoio che non ho più...
no, lasciala perdere, Marci. Vedi, con l'orso, l'orso è più facile perché è lento, è l'orso, Marci. Aspetta, aspetta. Ah, 2 o 3 ne ho ucciso, Marci. Lo so, mi serve questa. Bene. Sta facendo diventare matto questa. Niente. Oh, si è bucato le ruote adesso. Muge è carica? Ah, c'è lei, sei. No! Ai ai ai. Una volta che esco non le trovi più. Io l'ho persa. Tutti e due le ho perse. Che poi te ne ha dato 4, a me ne ha dato 2. Ma devi sparare, se aspetti di puntarlo non ce la fai mai. Devi sparare che magari riesce a fare. Però si allontana troppo. Te l'ho detto che le ho perse le mie 2. Porca vacca. Niente, non riesco a beccarla, eh. Guarda come mi sta tirando scemo sta volpe. Sì, poi si ferma a caricare questo. Marcio. Adesso va. L'ho beccata? Oh. Allora, ricordati che è qua, Marcio. No, la prendo. Aspetta. No, lasciala intera. Non me la fa prendere. No, te la fa dividere, poi vai a trovare la carne. No, la lasciamo qua. Ti devi ricordare che prendi i punti di riferimento. Allora, dove potrebbe. In mezzo a questi due alberi. Ho capito, alberi sono dappertutto. Devi prendere punti di riferimento. Vediamo un po' qua cosa c'è. Una strada, no? Dai, ricordati di salire su questa stradina e ci sei, okay. Invece. Vedi che c'è una specie di stradina. Sì. Veniamo subito qua. Tanto gli altri sono dentro il recinto. Dunque le possiamo prendere. Veniamo dritti qua. Prima che ci dimentichiamo. Ricordi di entrare qua? Sì. Esco direttamente qua, io salgo qua sopra. 4 volpi ho preso. Adesso tutti e 4 li ho presi. Sì. Adesso se riesci a prendere anche l'orso, finisce la missione anche del cacciatore. E ti dà la pistola, ti dà. Ah, ti buono. Pistola. Ragazzi, giornata di caccia oggi. Allora. In più. La carne mettila bene, perché poi ti chiederà 8 pezzi di carne, di carne di cacciagione. Ah. Quindi mettila bene e fai in modo che 8 ci stiano. Ok. Così l'idea, vai su, pari l'idea. Allora, andiamo a prendere la volpe là, solitaria. Qua in mezzo al cavista cosa ti vuole? Sì. Qua, sali su. No! Mi stavo ribaltando, eh. Allora, da queste parti. Da queste parti qua. Qua è, dovrebbe essere qua. Scendi e magari. Aspetta così. Che la guardo. Eccola lì dov'è. Ok. Poverina, però mamma mia. Lo so. Allora, una. Mettile bene. Fai in modo che ce ne stiano 8 pezzi. Puoi anche muoverla per fare un po' più spazio. Aspetta. Ok. L'altro pezzino dov'è? Boh. Eccolo qua. Malva. Ok. Allora, abbiamo beccato 4 volpi, raga, è andata bene, dai. Cioè, okay. A me stamattina 2 me le ha date basta. Vabbè, lo troverai anche te, dai. E non sono riuscita perché poi sono scappate. Cioè guadagno soldi con le volpi, devo spenderli per aggiustare la macchina dopo. Allora, le altre sono più o meno tutte. Sono tutte qua. Una qua e 2 o 3 là solo. Allora. Verena. Fa un po' impressione sta cosa. Vabbè, mo' dai.
Così, bisogna fare così. Però rimane. Apriti da bene cosa? Allora, aspetta. Ok. Non mi fa andare come lo voglio. Oh, vediamo. Ok. Questa è grande, guarda che pezzo di carne che mi ha dato. Si vede che era la mami questa. Ah, perché la donna deve essere grassa. No, grande, non grassa. Generalmente il maschio là che è più grosso della donna. Ah, può essere. Ma. Vedi che non ci sta questo. Vabbè, mettiamolo qua, che non c'ho voglia di diventare scemo. Boh. Togli la macchina. Cioè, ti è andata bene subito, io invece niente. Mi fa una rabbia che tu sei riuscito, no? Tutte le ho beccate poi, eh. Mica per pezzetto di gigante. Infatti, è quello che ti stavo dicendo prima. Cioè, dei pezzi enormi mi ha dato. No, che c'entra. Questo non ci sta lì in mezzo, vediamo un po'. No, non me lo fa mettere. Ma tu quando arrivi qua non ci fai su e giù. Quando sei lì da qua davanti riesco a metterla. Io no. Perché magari devi fare così, questo lavoro, anziché fare così, questo lavoro qua devi fare al contrario. Da lì davanti, io lì ci riesco a metterla da lì. Fai questa cosa, tac tac. Non capisco perché non ci riesce. Questi piccolini, vedi? Questi me li ha dati piccoli. Vabbè, posso andare anche a scaricare comunque, non è che vabbè, tu o te le devi lasciare in macchina, scarica, scarica. Ah. Devi uccidere ancora uno, che l'orso, l'orso mi sa che te ne da due. Questa qua è piccolina. Non capisco perché non ci riesci a metterla lì in mezzo. Da questa parte. Nessuno riesce a... vedi? Vedi che ci sei riuscito? Ok. L'orso. Ma devi uscire dalla. Dalla cinta, Marcia. È carica la pistola? Sì, ma devi uscire dalla cinta. Sì, non ti salta qua, Marcia. Non salta? A me la mia non saltava. Devi uscire dall'altra parte, da dove sei entrato. Devo prendere la macchina? Sì, ti conviene, come la metterla nella strada che c'è qua a fianco. Così c'è. Comunque vai a parlare con Shura, tanto l'orso è qua, non si muove sì. Da qua. Allora. Non andiamo. Così concludi la missione, concludi. Qua, ce ne sono due. Allora, raga. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ma c'è la settimana perché devi sparare ancora uno. Come carne ci sei da portare al contadino? Al cacciatore. Ok, allora vado da Shura. Vediamo cosa mi dice. Ho sistemato le volte. Ah, ok. 200 dollari. Sì. Ah, però! E poi niente, la colazione vuole carne di maiale e le uova. Carne di maiale lo sai come possiamo fare, sono le uova che non so se devi venire qua col cestino. Non vedere quanto ne vuole, però. Se devi venire qua col cestino oppure se le devi mettere una a una dentro la. Proviamo. La puoi cominciare la puoi cominciare ad aprire comunque qua. Colazione, Certo. Tesoro! Potresti portarmi delle uova e del maiale per la mia colazione? Siamo in America, uova e pancetta. Accettiamo, va. Quanto ne vuole uova? 6 uova e 2 maiale. Per prendere più sul caro. Vabbè, niente. Ok, adesso ucciditi un coso, però non so se ci starà. Magari con lo sport da parte ci sta. Ma se più... vado a scaricare il cacciatore? No, perché poi devi risalire per l'altra missione. Ah. Tanto sono due pezzettoni, ti devi mettere uno qua e uno qua. Così vai su dal cacciatore, dove stai andando? Dall'orso. Ma da questa parte l'orso. Vabbè, passo anche da qua, eh. E anche qua. Guardalo lì dove. Allora. Non fare con il come il cane, che ti attacca.
sparalo con la tira alle spalle, se no ti attacca anche questo. Vedi? Spara, spara. Adesso avvicinati con la macchina. Sì, aspetta perché poverino. Anche a me non mi piace. Mi stava già attaccando, Sì. Oh, dove stai andando? È notte. Ah, l'hai già tagliato. 4 pezzi me ne ha dato. Io vorrei sapere dove la metto tutta questa carne, Mosè. E per quello ti ho tagliato. Aspetta un momento. Ce n'è un altro, mia. Fallo dopo, non riempirti di carne adesso. Per quello ti ho detto, l'hai uccisa, l'avresti dovuto lasciare lì e andare su adesso, perché le missioni le hai finite. Le 8 carne ce l'hai, però adesso l'hai tagliata, non la trovi se non la cogli. No, già la trovo, è dietro il ranch, ma chi che non va la trovo? Vabbè, no, lasciala lì. Allora, vediamo un po', cosa riusciamo vedi a fare. Che comunque da te a me è diverso. A me ha detto invece, quando ho ucciso l'orso mi ha dato 2 pezzi giganti, 2 me ne ha dato. E a te invece 4. È diverso da una cosa all'altra. Probabilmente sì. A me ha detto 2 volpi, a te te ne ha dato 4. Tutto 4 a te, a me tutto 2. Vabbè, io... Tu sei tu. Hai capito, no? Io ho una scorta così di carne, ragazzi, dai tempi della Sardegna che non lo facevo, Guarda, di fame, se metti in fondo, di fame. No! Ragazzi. Prima che chiudere lo sportello, rimane un po' fuori, però si può chiudere. Vedi? Vabbè, chi se ne frega. Ok, direzione cacciatore. Allora, devi farmi strada, Ah, pensavo che non partiva più. Ragazzi, siamo pieni di carne. Siamo pieni di carne. Bistecche a go-go. Non ho salutato lassù la porca vacca. Cacciatore su? Oh, la benzina a metà salvatoio ne abbiamo. Si potrebbe scendere anche giù, però devo ancora capire la cittadina perché tre volte mi perdo. Vabbè, facciamo la strada che conosci, esatto. Tanto non ci costa niente. Allora ragazzi, stiamo andando da cacciatore con... Cioè ti fai 2 missioni al cacciatore adesso, poi ti rimane quella della lepre. Ah, buona. Vediamo quando fai la lepre e... Dove vado? Io sempre giù? Tu vai sempre dove c'era le cose degli animali, un po' degli animali. Ah, ok, sì. Abbiamo un bel po' di carne, raga, Mamma mia, oggi veramente abbiamo fatto... E quella cavanza andiamo a venderla anche. Certo, devo fare i soldini. Bene, bene, bene. Chiamate la grande, no? Decisamente, considerando che io stamattina posso avere tutto, direi che sei rotto molto la grande. Sì. Investilo, altra carne. No. Aspetta, dimmi che l'ho ucciso. Non è vero, non è vero. Non hai scherzato l'Enda. Ah no, non l'ho ucciso. Comunque l'ho investito. Sì, beh, hai fatto il volo. Proprio un assassino, ragazzi. Sto gioco qua proprio. Ti faccio passare da qua perché se sì, si sì, potrebbe passare anche dall'altra parte, però è qua che conosco. Facciamo così adesso, poi quando siamo. È qua che conosco dove dobbiamo andare. Conosciamo bene la mappa, magari adesso ci qua si sì, 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 adesso me la ricordo. Okay. Quindi non ti dico niente. No. Adesso piano piano sto cominciando a incamerare anche io le strade. Beh, ti fai 2 missioni, bravo amore. E vediamo la pistola che ti dà adesso. Allora. Lascia stare, finisci la... Vabbè, apro lo sportellino. Ma lascia stare che non è il momento, non è ancora aperta questa missione. Allora, tu fai la missione che ti ha dato lui, che ha detto lui, di uccidere. Okay, quello che uccide l'attore, posso avere il fucile addirittura. Quella, quella, qua non si scherza. Ma come, ti scrive la pistola invece. Dunque io accetto? Certo. È il fucile. Adesso apri, adesso ce l'hai. Prima ce l'avevi in grigio. Apri dove c'è la pistola. Ah. Vedi che adesso ce l'hai in bianco? Quella, ragazzi, guardate qua cosa abbiamo preso. Prova un po' a mirare. No, Winchester, questo è un Winchester, non c'è. Prova un po' a mirare.
Pensavo che ti uscivano male le mirie. No, beh, non è un fucile precisione, è un Winchester. Metti la posta adesso che apriti la trasmissione. Signore e signori, abbiamo Winchester. Ci siamo guadagnati Winchester. Posso? No. Tu! Per quello ti ho detto no. Avevi già capito. Beh. Ok, allora. No, adesso fermati, apriti la missione della carne, della cacciagione. Vedi? Caccia quella lì, la prima. Ok. E accetta. Ok. Vedi che ti dice che le devi consegnare 8 di cacciagione. Prendi la carne e mettila sul tappeto. Allora, basta che sia? Quella che sia, cacciagione. La cacciagione non ti specifica quella della carne di maiale. Per cacciagione comprende tutto. Ok, allora. Metti la terra lì, vicino. Così? Però con le tue appoggiala magari. Ah, ok, più del guide. Perché così mi sembra un po' squempia. Allora ragazzi, dobbiamo dare... si paga il fucile, eh? Tre. Hanno due anche tre. Con cosa sei? Due. Non gli dà fastidio che ho fatto le missioni, raga. Ma che io tutta la mattina che mi sono picchiato con quelle cavole di volpi che non riuscivo più a trovarle. Allora. Poi fai quello della lepre, Marci, così finisci col cacciatore. Ah, sì. Ma questo ho capito perché rimane seduto qua, perché tanto la roba da mangiare gliela portiamo ma noi. Quanti già messa? 4 mi sembra. No, quella grossa me la tengo io. Se ti conviene venderla. Scusa. Poi magari è sempre lo stesso, eh. E magari noi le vediamo grosse, però il peso è sempre uguale. 5. Sei. Avete capito ragazzi perché il tipo qua non si muove? Ci credo che non si muove. Gli portiamo tutto noi. Chi lo fa fare muoversi? Però dai, mi sono guadagnato il fucile. C'è davvero. Non è male. Le stesse munizioni sono le stesse. Quali qua piccoline? È un Winchester. Ho capito, ma io ci sono quelle munizioni in negozio. Magari è uguale, sì. Può essere. Allora. 3, 6, 7, 8. Ok, parla con lui così te le prendo. Ho portato la carne. Allora, ho portato la carne. Cosa 200 monete, perfetto. Yeah, basta, finito qua io. Adesso c'è l'altra missione della lepre, quella che devi catturare la lepre, se ti ricordi. E dove la devo catturare la lepre? Qua sopra. Allora. Vedi? Il coniglio, vabbè. Accetta. 1. Un coniglietto? Esatto. Allora mi chiudo lo sportello dietro. Esatto. E sali su. Ok. Prendiamo la macchina. No, perché c'è quella macchina? Non anche perché se tu la porti là, poi devi andare a recuperarla là. Il coniglio lo porti a mano. Ah, ok. Allora niente, saliamo a piedi. Sali qua su. Perché altrimenti devi portare il coniglio e andare a recuperare la macchina. Capisci? Ma qua lo acchiappa a mano, io non devo spararlo. No, quello acchiappi per le sangue. Lo vuole vivo. Sì. Ok, pensa un po'. Cioè, oltre che prendersi la canna, vuole anche il coniglio vivo. Un po' viziato il cacciatore, eh. Adesso tu vai in quel punto, poi come arrivi in quel punto spuntano i conigli, perché è più di uno, eh. Io uno ne vuole lui però. Lui ne vuole solo uno. Niente ragazzi, con le mani devo acchiappare il coniglio, ma io veramente, armato fino ai guardalo, denti. Guardalo. Non lo vedo. Guardalo qua. Allora, lo vedi? Ok, sì. Anche questo è bello tosto. Vabbè, ci proviamo. Vabbè, certo. Dov'è? Sarà sceso di nuovo. No, è qua. No, ce l'avevo. Non lo vedo più. Sono standardi questi. L'ho perso. Dov'è? L'ho perso. Guarda che non si è andato là. L'ho perso. Eccolo lì dov'è. Eccolo, sta scendendo. Va lì dietro, non lo vedo più. Ferma. Come le puntarlo? Puntalo, vai adesso. Con quello di sotto, bravo. Oh, vai.
Ragazzi, preso il coniglio anche, eh? Adesso vai giù, te lo porti e finisce le missioni con lui. A meno che non se ne aprono altre, però le tre missioni richieste le hai fatte. Poverino, però, per le zampine lo prende. Ma non si fa. A te stai giù. Adesso scendi verso giù. Sì, sto scendendo. Più di così non cammina. Giù. No, dove sono i punti dove andare? I punti sono quelli dell'asciura. Ah, tutti e due? Sì, uno per la uova e uno per... Vabbè, no. No, il coniglio deve essere... Guarda il ranch di là. Non è il ranch di là. Sì, sì, sì. Ma perché non lo fai correre? Non corre neanche il coniglio. No? No. Cosa cammina e basta. Ha paura di far ubriacare che non corre. Probabile. Ragazzi, ho capato un coniglio con le mani. Cioè, allora me lo vendo il fucile, tanto. Sarà un po' difficile acchiappare l'orsettino. Passa dall'entrata, Marco, non sono un salto. Sarà un po' difficile acchiappare l'orso per le zampine, ragazzi. Oh, mi ha attaccato subito l'orso. Il cane hai visto come ti ha sì. Il cane mi ha saccagnato, l'orso mi stava venendo incontro. Allora, portiamo il coniglio a Sciuro Cacciatore. A Giustino. No, Giustino è giù. Ah, Giustino si deve chiamare. Allora, ho portato il coniglio, vediamo, altri 200, però... Premi la X e adesso vediamo un po' se c'è qualcosa. Arrivederci, ne è finito. Ah, ho finito? Sì, con lui è finito, adesso puoi andare... Però ti dà sempre la spunta, vedi? Ma comunque non c'è le altre, la missione che è qua della signora. Niente, non c'è niente, fatto tutto, ragazzi. Che noi possiamo tornare indietro. Allora, dimmi, Mugio. Adesso andiamo a vendere la carne. Andiamo a vendere la carne. Allora, si può vendere in due punti. O... Chiaramente dove guadagno di più. O lì dove tu dovessi vendere gli animali. Sì. O al McDonald's. Chiamavano McDonald's. Sì. Il bug è lì, cos'è? Sì, conviene lì perché là te lo pagano la metà della metà della metà. Ah. Invece, lì dove c'è il burger, costa 86, mi sembra, l'uno. Allora, al pezzo. Andiamo a vendere prima la carne. C'è qua. Guardate qua. Sta calando la notte, raga. Mi scusi, prima o poi ci finisco anch'io in quel cellulare, vedrai. Però dai, è andata bene tutto sommato, non è... il cervo, non mi è andata male. No, no, te l'ho detto, posso? No, ancora. Allora, io devo scendere giù no, qua. No, vai là, no. Io ti faccio passare dove mi ricordo io. Ok. Perché se cambio strada mi si confonde... Giro qua? Sì, il cervello si confonde. Anche perché la cittadina poi non è facile da gestire. Adesso gira a sinistra appena puoi. E poi di nuovo a sinistra. Ah, ok, sì, mi avanti, ricordo. Sì, e poi sì. A sinistra di nuovo. Là, ti devi fermare qua sopra. Entri. Ragazzi, qua siamo più o meno al McDonald's, sì, qualcosa sì, del sì. Genere, per capirci. Poi andiamo sul terminale, giusto? Sì. Oh, perché non mi fa entrare? Vediti magari davanti? Ah. Ok, ti vedi, cacciagione 4, 15, 60. No, $60? $60? Appena? A me mi ricordo che una volta, mi aveva venduto 80, me l'aveva venduta. Infatti. Ma posso andare a vedere su dall'asciura cosa vuoi fare? Andiamo, ricordati 15, però io qua l'avevo venduta 80. Ma cambia da gioco a gioco, scusa. Non lo so. Intanto sono già arrivato a 1000 e passa... Bene. Allora, vai indietro, qui mi dà $60, giusto? Quanto oggetti 60? Sono pochi. Allora, andiamo a vedere... Una cosa da 15, l'avevo detto, giusto? Sì. 15, 15, 30, 60. Proviamo a andare dalla tasciura, torna indietro. Vai a destra? Sì, sì, sì. Qui? Su, a destra. Puoi passare anche da qua se vuoi. A destra, a sinistra. In pratica devo andare da quella degli animali? Quella degli animali, che penso che sì, mi... sì. E due.
Vediamo qua cosa ce la paga. Vai sopra Sì, qua. sì. Cioè, Allora. a me l'ha pagata di più la Infatti. prima. Allora, vediamo un po' qua. Vai su, vendi. È È uguale. uguale, sempre la stessa roba. Vabbè, vendiamo, dai. Cioè, stiamo all'estremo, estremi rimedi. Ok. 1164, bene. Ho fatto un bel po' di soldini, era Adesso 300 e qualcosa. Dimmi. vai a casa. Vado a casa, Shura mi manda a casa. No, aspetta che Shura prende freddo. Mi scusa, hai ragione Shura, perdonami. Anzi no, anzi no, anzi Non vado no. a casa. Poverino, Compra il maiale, prendi la carne e la carichi, visto che siamo qua. poverino. Vabbè, Marci, ma devi fare la missione. Sì. E allora? Qua non bisogna avere rimorsi, purtroppo è così. No. Non ci Ragazzi, allora, piace. questa è una missione bruttissima, ve lo Vai su, dico, acquista. Lo so, anche a me non piace, però è inutile continuare a dire la stessa cosa. eh. Questo. No, no, la scuola fa no, il maiale. Questo compro. Purtroppo. Ok. Aspetta un momento, aspetta, scegli un po' a vedere se queste proiettili vanno anche per il fucile o se ci sono altri proiettili. Perché non c'è specificato. Presumo di Vedi? Però no, dunque vanno bene anche quelli. io stavo pensando una cosa. Ti ricordi stamattina quando ho fatto l'acqua alla carne? Cioè, dove la metto io con la carne? Vai su. Nella Nella pentola pentola. forse, eh sì, penso di sì, nella Ma pentola. mucca da. Ah no. Penso di sì anch'io. Posso uscire? Sì. Ok. Allora ragazzi, dobbiamo fare una roba bruttissima, ve lo dico già. No, Ma puoi uscire perché? anche da là, non Ah è sì, il maiale. infatti. Almeno da me era qua, da te non c'è, vedi, tu diverso, eh. Da me era qua il maiale, guarda che non si deve accendere le galline. Qua dietro. Niente, passo il maiale. Mi hanno già rubacciolato il maiale, raga. Raga, mi hanno ciulato il Ma l'hai maiale. comprato, Sì, Marci? certo che l'ho comprato, mi ha 300 dollari. Guarda poi i soldi se sono scesi nella auto, c'è qualcosa. Eh Dove lo vedo? Ah, aspetta. sì. Sì, ma l'ho comprato, certo che l'ho comprato, Moge. Allora dove, scusa? Ragazzi, si sono fottuti il maiale. No, però dai, scusa. Non è. Provo a spostare la macchina, Marci. Sotto la macchina, No, dici? sotto la macchina, a me lo deve dall'altra parte, stamattina dall'altra parte me l'ha dato. A meno che non è perché sono le 8, il negozio è chiuso. Vabbè, mi ha Vedi? ciurato i soldi, No, però. magari domani mattina lo trovi. A che ora chiude il negozio? Guarda un po' qua. Dalle 9, sono le 8. Ragazzi, ciullato il maiale. Beh, prova ad andare a dormire e ritorna, Marci, ritorna qua. Vabbè, No, vabbè, non ci credo, mi ha ciullato il maiale. non penso che sia così distante. Niente, ragazzi, andiamo a dormire un attimo, poi torno qua e Il mio vediamo. era qua davanti a me, a questa scaletta. Aspetta. A questa scala qua io ce l'avevo stamattina quando l'ho preso. Era qua davanti, te lo ricordi? Sì. Boh. Che il negozio chiude alle 9, non capisco, adesso sono le 9, però quando l'hai comprato non Non lo erano vedo. le 9. Ne Boh. compriamo un altro? No, Marci. Vabbè, No. dormire, torna, se non c'è è continuato. Però vai a dormire, magari domani mattina lo trovi che sta pascolando Allora, andiamo a dormire. Adesso bisogna vedere, ragazzi, se è un bug o qualcosa. lì. Allora, teoricamente dovrebbe dato lì quello spazio recintato. E Esatto. neanche a me l'ha dato lì, l'ha dato davanti all'entrata, l'ha data lì. Adesso Adesso devo andare a acchiappare il range, giusto? andiamo a Vado dormire. dritto qua. Anche Vai dritto e. qua il traffico vedo che comunque è Sì. E guarda che devi gestito. girare tra un po', eh. Ok. No! Però un po' di soldini siamo riusciti a farli, raga. Ecco, magari se riusciamo anche a portare la macchina intera è meglio. Ecco,
Ecco che piove. Non piove quasi mai, strano che piove. Allora, andiamo a dormire. Salvataggio. Via. Eccoci qua, diluvio a manetta, raga. Mamma mia. Andiamo, c'è il maialino. Ah, aspettate un attimo, vediamo se c'è qualche uovo disponibile. No! Ragazzi, mi sono morte tutte le galline. Allora, prendi 6 uova. Sì, ho capito, ma mi sono morte tutte le Vabbè, galline. anche a noi sono morte noci. Bisogna fare attenzione con il mangina. Bisogna Mamma mia, ragazzi. rimboccare di tanto mangina. Sì, E questa diventa carne adesso? adesso prendi 6 uova e mettile no, in macchina, mettile. Ah, non nel cestino. No, perché non lo so se la cicciola di accetta con cestino o senza, no, schiaccia, perché se Oh, lo sa. è vero. Ma si è rotta? Come se che si è rotta, Mosè? Mi raccomando, appoggiala come alle 2, anche se la lancia viene bloccata. Io la metto nel cestino, E poi Mosè. come fai a prendere il cestino se asciuga dopo le nuvole? Cioè, polli, una strage, ragazzi, morti tutti i polli. Vabbè, poi cercheremo di capire un attimino l'andamento del... Anche a me ne sono altre, però vabbè, io ne avevo 5, tu ne hai 10. Vabbè, la vendiamo come carne, Ah, beh, dai. certo, quello sicuramente. Comunque, sai cosa ho fatto? Un po' di più, no? Non è molto comodo Ma te ne serve una lasciola? ripeto, tu prova a fare la gestione, così almeno non so se ne ho. Se le dai cestino, se prende l'uovo, se le vuole così sfusa. Non ho idea. Io non ho ancora fatto la missione. L'ho aperta, no, non l'ho aperta, E qua ce ne sono tre nel cestino, proviamo a portare il cestino. ma per carità anche le altre, per Ah, sicurezza, no? ok. Sì, vabbè, facile a prenderle Sì, comunque. e poi metti tipo nell'angolo. Un po' non è comodo, è bello, ma non è comodo da prendere sto. Ma se ti metti un po' più indietro. Ho capito, ma più indietro non ci arrivo dopo, Non so se ci sei arrivato. eh. Ragazzi, dopo tanta cacciagione, purtroppo anche le nostre amate galline sono andate a farsi friggere, ma questo è dovuto che dunque bisogna stare Mangini attenti però, al beh, mangime. l'acqua non ce n'è, beh ce n'è poca ma l'acqua c'è, ma l'acqua Il c'era, sacco hai del una, mangime c'era guarda che ce qua, guarda. l'avevi qua, era solo da aggiungere. Ma porca vacca. Vabbè, sbagliando si impara, raga, che Eh beh, devo siamo fare? alle prime, ma anche a me sono morte, l'ho detto, Marci. Faremo polli. Sai che cosa bisogna fare, Marci? Quando si va a dormire, prima di andare dove devi andare, vieni a controllare il C'è il mangime. mangime a Mangime posto, eh. acqua. Dunque ragazzi, qua non è come farmi, eh. Qua bisogna stare attenti agli animali perché sennò vi crepano tutti. Purtroppo, Vieni in un altro angolo. come vedete, a me mi è successo. È anche un'impresa prendere le uova Una qua. cosa che sei certa, io questo Ok. tipo di pollo non lo farò. Cioè, giusto 6. Ti hanno dato giusto 6. E Allora, aspetta un attimo, facciamo una bella cosa roba. devi fare adesso con quello? Non è più caricare in macchina. Intanto facciamo il pollo. Un attimo. Ragazzi, meno male che possiamo perlomeno trasformarlo in un uovo. No, quella cacchina.
comunque c'è da fare la missione, siamo un'ora e un quarto. Sì, arrivo un attimo, dai, un po' di pazienza. Ok, fatto. Fatto. Buona. Sono andato sotto. Sotto c'è una marea. Mamma mia che casino, ragazzi. Mamma mia che casino. Questi sono tutti i polli che poi dovrò andare a vendere, le galline ce le ricompriamo, stiamo un po' più attenti, chiaramente sì. No, anche le uova ti ho lasciato. Ah, vabbè, tanto adesso non mi servono. Sì, vabbè. Antipatico sto pollaio qua proprio. Sì, veramente, come faccio io a prendere? Ah, ok. Ok. Vedo puoi andare su, anche su e giù puoi Boh, andare. tutti i polli, adesso mi... E Prendi l'uovo. dov'è l'uovo? Guardalo lì. Ah. E l'altro c'è il polo sopra, perché ce l'ho un altro messo, c'è il polo sopra, ci ha dato. Questo lo metto nel cestino, Questo però. sì. Dunque, com'era più? Ok. Quadrato. Vabbè, andiamo a fare la missione, poi sistemiamo là. Andiamo a vedere per il maiale. Mi attacchi il cavo che si stanno scaricando? Ma ci te lo devi attaccare tu il cavo, io non lo so dove si Ragazzi, un attacca. secondo che mi attacco il cavo alle cuffie perché aspetta che mi distruggi le uova. Un attimino, arrivo subito. Eccomi già fatto, ragazzi. Già fatto, già fatto. Allora, devo andare per il maiale adesso, giusto? Occhio con le uova. Ecco qua, ecco con le uova appena detto. Sì, comunque la macchinina è un po' ingovernabile, ragazzi, ve lo dico, andate tranquilli. Vabbè che sto un parole al vento, perché dirvi di andare tranquilli sto parlando con un muro, figurate se andate tranquilli. Qui? A destra. Ah già, è vero, è lassù. Mamma mia che strage, ragazzi, comprate l'altro giorno le galline. Dobbiamo stare attenti a queste cose, non ci ho pensato io prima di andare a dormire. Qua è il No, problema. cosa c'era qua? C'è qualcosa qua. Il maiale, guardalo lì dove. Eccolo qua, hai visto che lo vedo io, ma cosa c'è? Ho visto qualcosa. Poverino però. Ma c'è. Devo farlo, raga. Devo farlo, purtroppo devo farlo. Allora, mamma mia, quanta carne! Quanto te ne ha dato carne? Sì. Lo so, purtroppo non possiamo fare diversamente. No, il cervo. Cioè ti prende anche in giro, ti prende della sera. Tu sono qua. Della sera che tu farai la stessa fine, prima o poi. Ok. Dunque lascio la vuole del buon maiale, così, eh. Vuole 2 pezzi di maiale e 6 uova. Apriti lo sportellino, magari c'è anche più spazio. Ma pensate, le mie povere galline. Fai solo così, fai marci comunque, così non lo fai. Le mie povere galline. Sono rimasta male anche io stamattina. Siccome apri lo sportello, ma c'è un bel pezzo questa. Vediamo un po' se riesco a metterlo. Niente, vogliamo. Guarda che lo puoi aprire anche con la Ah, carne. sì. Ah sì. Boh. Via, andiamo. Shura, dov'è più? Giù. Meno male che avete detto cos'è quella cosa lì, ho visto qualcosa. Meno male, stavo già andando a No, ricomprare il io ho maiale. visto quella cosa dell'occhio, ho visto che c'è una sagometta, cos'è lei?
Allora, Giù, dritto. giù, giù. Andiamo a finire l'altra missione. Quasi Sei riserva, lo so. da qua è lunga dalla casa. Dai, siamo arrivati da Shura. No, l'albero No, vabbè, tu sei proprio. Non ci verrei mai mostrato no. di Eccolo te. lì, appena detto. Accidente. Accidente. Sei arrivato. Ci hai lasciato le ruote a terra, Sì, guarda. se mi vede l'Ashura si arrabbia, poi mi dice, ma che modo è di guidare? Che mi diventano le uova strapazzate. Allora, vediamo un po' l'Ashura No, è già che aperta la missione. dice. Ah, devo Guarda aprire. che prova a fare come hai fatto col cacciatore, metti tutto davanti, due pezzi di carne e le uova e poi là ci riparli. Però non me lo fa piazzare. Ah, ok. Una, togliamo questa, no. Boh, diamo le uova all'asciura. Ok, allora, andiamo un po', eh. Se anche questa ci dà un po' di soldini. Saranno 200 di nuovo. Certo che una colazione 200 dopo alla faccia. Gliela porto sempre. Ce la possiamo fare. Secondo me le portavi col cestino, poi dal cestino tiri fuori Non lo so, però una. onde evitare di Certo. rischiare e tornare indietro facciamo così. La prossima volta si fa da entrambe, se ci sarà qualcos'altro. Io non vorrei che dopo un po' le missioni magari si ricaricano, non può Boh, essere. non lo so, beh, mi auguro di sì. O a meno che non lo fanno giusto per aiutarti all'inizio. Ok. Ho portato le uova e il maiale. 180. Vabbè, meglio di niente, Basta, abbiamo finito, non ci vuole. dai. Ha lasciato la Perché ti ha camera. lasciato la casa? Meglio così, prendila tu che la vai a vendere. Arrivederci. Ma la carne me la lascia? Certo, evidentemente, quel pezzo grosso è probabilmente. Prova a vedere se lo prendi. Meglio così. Mi scusi, Shura, lo Ciao, eh. riprendo. Niente, ancora piove. Buona. Ragazzi, io direi di tornare al ranch. Abbiamo finito tutte le missioni. Vuoi fare la prova un'altra volta? Un'altra volta, certo, Quella che hai sì. fatto io stamattina. Sì. Ok. Vado al ranch. Su. C'è da sistemare tutti i polli, c'è da sistemare questa carne, c'è da fare un po' di lavoro. La Sì, prossima. certo. Ragazzi, torno al ranch, oggi per oggi penso che possa andare bene, abbiamo fatto un sacco di robe, purtroppo mi sono morte le galline. Ecco, allora da qua prendete spunto, raga, quando capiterà che andate a dormire, assicuratevi per prima cosa che gli animali siano tutti pronti per mangiare. Perché sennò ragazzi fate la fine che ho fatto io oggi, ho perso Infatti, 10 kg, fanno, fanno la infatti. fine che ho fatto io L'hanno oggi, fatto. mi muoiono tutte le galline o comunque gli animali, perché presumo che siano anche gli altri animali. Il ranch giù devo andare? Marci, a Ah, destra. sono arrivato, ok, è vero. Io fra un po' devo andare a fare anche benzina. Ci sei passato davanti, ma quando l'hai Vabbè, fatto? poi la faremo. Credo succede come è successo a me, che da metà non c'era niente da Questa la lasciamo qua perché poi la dovrò scaricare. No, anzi, vabbè, lasciamola qua, dai, non è un problema, poi mi aggiusto io.
Bene ragazzi, io mi fermo qua, come sempre sperando di aver portato un bel gameplay assieme a Giulia. Abbiamo fatto delle missioni che sembravano un po' difficili, ma bene o male siamo riusciti a farle, voi per culo, voi per che ci siamo riusciti, però intanto le abbiamo portate avanti. Il giochino, e beh, insomma, ci sta un po' tutto, dai, nella vita ci sta un po' tutto. Il giochino è abbastanza bello, raga, a me non dispiace, lo portiamo avanti con Giulia, come vedete. E niente, noi ci vediamo alla prossima puntata. Raga, mi raccomando, come sempre un bel pollicione all'insù, che a me e a Giulia fa molto piacere. Continuate a iscrivervi al canale e seguite i nostri gameplay. Poi probabilmente pian pianino riprenderemo a fare anche le live. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.